Viviamo una condizione di grande disagio, 15.000 km di strade provinciali abbandonate per una legge criminale che ha voluto il precedente governo, decapitando le province, senza trovare una soluzione alternativa. Da tempo con l'assessore alle infrastrutture Falcone e con il governo stiamo chiedendo a Roma di nominare un commissario, lo aveva promesso l'allora ministro Toni Lì. Sì, sono passati 20 mesi e ancora le strade provinciali rimangono vergognosamente in abbandono. La gente deve sapere che la regione non ha alcuna competenza sulla manutenzione delle strade provinciali. Sta pensando a Viadotti Mera. È tutto competenza delle province, quando le province c'erano. Quando le hanno decapitate sono rimaste in abbandono. Quindi noi chiediamo la nomina di un commissario che abbia poteri speciali, 1,5 miliardi di euro a disposizione in 5 anni per riqualificare la viabilità provinciale. Sono 15.000 chilometri di strade. Poi non parliamo delle strade statali, dove l'ANAS, che viene difesa dal vice ministro e dal ministro, l'ANAS ormai è scoppiata, non ce la fa più, non regge più, è soltanto una sigla. Basta guardare il Ponte Mera, sono passati 5 anni e ancora si costringe la gente a coniugare i verbi al futuro. Noi siamo stanchi, non ce la facciamo più ad essere trattati da questo governo come se fossimo una colonia. E allora, se a Genova un ponte si può ricostruire di grandi dimensioni entro un anno, non si capisce perché in Sicilia un pilone non possa essere rimesso su in un anno, e invece sono passati 5 anni. Ecco, questa è la vergognosa realtà nella quale viene tenuta la viabilità in Sicilia. Il CAS, che abbiamo trovato essere quasi una scatola vuota, oggi ha una funzione importante perché è stato rivitalizzato. Ci siamo impegnati a dare un consiglio di amministrazione, un direttore, e nonostante abbia una carenza di tecnici e di risorse umane e tanti problemi ereditati, realizza queste strutture che sono di straordinario interesse. Queste sono reti di collegamento e di innesto fra l'arteria autostradale e la viabilità secondaria, che poi secondaria non è, perché senza la viabilità provinciale non si potrebbe passare da un comune all'altro. Quindi sono felice, sono contento, ringrazio il CAS per quello che ha fatto, l'assessore Falcone, che è una sorta di Cirneco, sta sempre sulla preda perché non sfugga nulla, perché io gli faccio un pressing quotidiano, e tutte le maestranze, l'impresa che ha mantenuto gli impegni di calendario. Vedete che bello, quando una strada è pulita, è nuova, c'ha la segnaletica corretta, le opere d'arte sicure, e invece tutto il resto della Sicilia, che non è di nostra competenza, viene lasciato in una condizione di vergognoso abbandono. Lo dico sapendo di interpretare il pensiero della stragrande maggioranza dei siciliani, che sono stanchi di non avere strade sicure e non